Amici e amiche del web, buona giornata, ben ritrovati per questo appuntamento con Sabato Sport. In apertura la pallavolo, una ricca pagina dedicata alla pallavolo. Cominciamo con la nona giornata del campionato di Serie B2 femminile. Per la pallavolo cilignola arriva un importante trasferta questa sera contro la Intec Benevento al Pallaparente, ma con una interessante novità arrivata nelle ultime ore. La giornata numero 9 del campionato di pallavolo Serie B2 femminile per la pallavolo Cerignola si apre con una importante novità che è arrivata nelle ultime ore. Un rinforzo a sorpresa, visto l'infortunio di Maria Grazia Simeone. Si tratta della giocatrice di origini umbre, ma senegalese di adozione, Jidere Luna Ba, che sarà per la stagione 23-24 insieme alle ragazze guidate da Francesco Sgarbi. Soltanto un'esperienza in B2 nella Volley Team Bologna, visto che il suo curriculum vanta un titolo regionale in B1 nella stagione 22-23 a livello di Under 19. Fondamentale è la trasferta di sabato sera alle 20 delle Fucsia contro la formazione della Intec Benevento, la quarta forza del campionato. L'obiettivo delle Pantere è ovviamente dimenticare le due sconfitte al tie-break, in trasferta contro Cutrovianu e poi in casa lo scorso weekend contro la Green Energy Castellaneta. Anche la formazione della Intec Benevento vanta un roster di tutto rispetto, soprattutto perché tra le file c'è anche la ex FLV Valeria Carlozzi, unitamente a Lamparelli, Colella e Castellano, che potrebbero dare alto tasso tecnico e agonistico alla gara. Individualità importanti. La sfida è in programma sabato 2 dicembre alle 20 al Pallaparente di Benevento. E allora approfondiamo anche l'aspetto Brigara, perché abbiamo proprio sentito ai nostri microfoni la Neo Pantera appena arrivata alla sponda Ovantina Fucsia. È un rinforzo a sorpresa quello arrivato poche ore fa nelle file della pallavolo Cerignola, a poche ore dall'importante match della nona giornata di andata del campionato di pallavolo Serie B2 femminile. È arrivata alla corte di Francesco Sgarbi e ha già conosciuto le sue nuove compagne di squadra, la schiacciatrice di origine umbra ma senegalese di adozione, Jidere Luna Ba. Una sorpresa, considerando che in queste ore campeggiava forte anche l'infortunio occorso a Maria Grazia Simeone. Ci voleva appunto un rinforzo per cercare di non stravolgere quelle che sono state le intenzioni dell'inizio stagione del team Uxia. La Neo Pantera ai microfoni della società ha fatto capire anche le sue sensazioni e le sue emozioni e la voglia di far bene. Sicuramente con molto entusiasmo, non vedo l'ora di giocare domani e di entrare in campo e soprattutto di dare il mio contributo alla squadra. Allora, sicuramente è una squadra molto ostica e con buone individualità, quindi penso che comunque daremo il massimo per raggiungere appunto la vittoria. E c'è attesa anche per la Fenice Libera Virtus, che domani sarà impegnata nel più prestigioso dei big match di questo nono turno, ossia la sfida contro la capolista del torneo, la Star Volley Biceglie. È uno dei big match più attesi della nona giornata del campionato di pallavolo Serie B2 femminile, quello in programma domenica pomeriggio alle 18 al Palasport Fabila Tatarella per la formazione della Fenice Libera Virtus, che riceverà niente meno che la capolista del torneo, la Star Volley Biceglie. Le virtussine, allenate da Pino Tauro, dopo la sofferta e bella vittoria ottenuta lo scorso weekend con i denti e anche con più di una polemica contro la formazione del Monopoli con il punteggio di 3-2, affronta la Mission Impossible del torneo, quella squadra costruita con il chiaro intento di arrivare in Serie A1 femminile, una mission che potrebbe esserci anche in caso di vittoria nel territorio ovantino. Per ora la formazione vicegliese vanta un curriculum di tutto rispetto. 22 punti all'attivo, frutto di 7 vittorie ed una sconfitta, con 23-7 vinti e 4 subiti. La formazione virtusina, che naviga nelle zone centrali della classifica, ha all'attivo 11 punti, 4 vittorie, 4 sconfitte, 12-7 vinti e 15 persi. Un distacco minimo, ma non è questa che fa la differenza. La differenza sta anche nel fatto di saper
giocare bene con la giusta dose di aggressività, così come è avvenuto nella trasferta vincente contro il Monopoli. Ed intanto ci si prepara a cercare di fare in modo di tagliare la strada al successo per la formazione ospite. Inizio della gara alle 18 al Valapamila Tatarella. E allora andiamo a sentire anche le parole della vigilia di Felice Libera Virtus Star Volley Bisceglie, nelle parole della miglior MVP del precedente incontro, quello vinto a Monopoli per 3-2, Roberta Chiesa. Clima di grande energia per la Felice Libera Virtus in vista del big match più atteso della nona giornata della Serie B2 femminile, quando domenica pomeriggio alla Pallafamila Tatarella affronteranno la formazione della Star Volley Bisceglie, la capolista del torneo. La settimana è trascorsa tranquilla per preparare bene la sfida odierna. Per Roberta Chiesa, miglior MVP dello scorso incontro contro il Monopoli, vinto al quinto set per 3-2, dice che la voglia di vincere è presente in ogni gara. Anche contro Monopoli siamo riusciti a rimanere lucide e costanti. Nonostante i 5-7, abbiamo portato il risultato a casa. Contro Bisceglie sarà una partita bella, piena di agonismo, una squadra ben attrezzata, e stiamo lavorando molto in palestra per arrivare tra poche ore in campo a dare il meglio come squadra. E adesso andiamo al campionato di Serie C uomini, non prima però di avervi ricordato il quadro completo delle partite di questo weekend della B2 femminile: Controviano, Monopoli, Green Energy, Castellaneta, Lionessa, Altamura, Intec, Benevento, Pallavolo, Cerignola, Accademia, Benevento, Pozzuoli, Villarica, Benevento, Oplonti, Villarica contro Benevento, Volare, e poi Oplonti, Napoli contro Matese, Caserta. Il posticipo sarà appunto il big match domani tra Fenice, Libera Virtus e Star Volley Bisceglie. E adesso veniamo al campionato di Serie C uomini, con l'attesa al Pala di Leo questo pomeriggio per la sfida che vedrà di fronte l'Udas Pallavolo Cerignola in cerca di riscatto contro la vice capolista del torneo Potenza. Si preannuncia una sfida ad alto contenuto adrenalinico al Velosport Nando Di Leo di Cerignola per la giornata numero 6 del campionato di pallavolo Serie C uomini, in modo particolare per l'Udas Pallavolo Cerignola. La formazione ofantina allenata da Roberto Ferraro affronta alle ore 18 la sfida contro la vice capolista del torneo, la Virtus Potenza. I gialloblu ofantini sono reduci dalla sconfitta subita in trasferta ad opera di Sant'Eramo con il punteggio di 3-1. Molte sono state le difficoltà della partita dello scorso weekend: da un lato le condizioni rigide meteo che non hanno consentito un riscaldamento del palazzetto dove si è svolta la partita, dall'altra l'approccio alla gara completamente sbagliato da parte dei ragazzi di Ferraro, che adesso puntano al riscatto contro la vice capolista del torneo. Ma non sarà una gara semplice, infatti i potentini sono reduci dalla vittoria ottenuta in casa contro l'Andria per 3-2, spuntandola solo al quinto set. Secondo posto in classifica con 11 punti all'attivo, frutto di 4 vittorie ed una sconfitta, 12 set batti e 7 subiti, mentre l'Udas Pallavolo Cerignola si trova al sesto posto in zona centrale, 9 punti con 3 vittorie e 2 sconfitte con 11 set batti e 7 subiti. Non mancano dunque i motivi di interesse per una gara che potrebbe essere davvero importante per il team Opantino per risalire le posizioni di classifica. E ricordiamo anche il quadro completo delle partite in programma: Altamura Lucera, Matera Sant'Eramo, Udas Pallavolo Cerignola contro Virtus Potenza, Andria Amatori Bari e British Bari contro Volley Bitonto. Adesso il campionato di Serie A: Juventus momentaneamente in vetta alla classifica, almeno per 48 ore, in attesa del big match del Maradona di domenica tra Napoli e Inter, ma nelle gare del sabato non mancano altri motivi di interesse, sia per lo scudetto che per l'Europa. La Juventus si gusta per 48 ore la vetta della classifica del campionato di Serie A. Nell'anticipo che ha aperto la 14ª giornata, la formazione bianconera ha vinto nel finale contro un Monza agguerrito e mai domo. Iniziale vantaggio nel primo tempo ad opera della Juve con Rabiot, poi incandescenti minuti finali: al 90esimo il pareggio del Monza con Carboni, e poi, dopo una furibonda mischia in aria, Gatti mette il sigillo sul definitivo 2-1 del
dei ragazzi di Massimiliano Allegri. Sabato tre sfide importanti in cui la lotta per la salvezza e lo scudetto diventano fondamentali. Si parte alle 15 con la sfida di Marassi tra Genoa ed Empoli. Riponi reduci dalla sconfitta subita a Frosinone per 2-1, empolesi dal rocambolesco 4-3 ad opera del Sassuolo. Lazio Cagliari e Milan Frosinone rivestono di particolare importanza. I primi per i biancocelesti che dopo l'approdo agli ottavi di Champions League devono fare quadrato dopo la sconfitta subita ad opera della Salernitana, mentre i rossoneri di Stefano Pioli dopo la sconfitta subita ad opera del Borussia Dortmund e che ha complicato notevolmente le qualificazioni agli ottavi di Champions affronta una formazione ciociara vincente nelle 2-1 contro il Genoa, mentre il Milan aveva vinto contro la Fiorentina. E con questo siamo, eccoci qui, e con questo siamo arrivati al termine di questo appuntamento con Sabato Sport. Vi ringraziamo come sempre di essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo che la nostra identità regionale sportiva torna come sempre domani con Domenica Sport alle 12:55. A tutti voi l'augurio di un buon fine settimana.